chiaro e è ancora più efficace dire guardate da chi è, chi ha torto e chi ha ragione. Ricordo anche che quindi c'è, volevo indicare un libro che si chiama Il mito della guerra buona di un certo Jack Powell, che è un bel che anche lui vive in Canada, che è un libro molto interessante, che spiega tutti gli interessi americani anche con il terzo Reich principalmente, e tutte le connessioni con tutti i soldi che hanno fatto gli americani con la guerra, anche con la seconda guerra mondiale. Lui sostiene che mentre la seconda guerra mondiale è la guerra buona, sostiene che la guerra fredda è la guerra ottima. Andate nella città e capirete perché è la seconda guerra ottima. Torniamo al discorso, prima abbiamo parlato di Palestina, io vengo da, diciamo che ho riscoperto il mondo dalla Palestina, che non è che abbia avuto una grande attività, piuttosto di dipendenze, di barboni, ho girato un po' il mondo, ho visto anche all'estero, però non ho mai avuto una grande professione, non ho mai professato l'attività politica in maniera eccessiva, credo di farlo quando sono tornato in Palestina. Credo che la mia adesione alla campagna di uscire dalla NATO serve anche a quello. Perché come scrive un altro grande storico, purtroppo non si trova anche questo, non si trova in libri in italiano, che è l'erede di Duan Said, che si chiama Rashid Kalidin, un calitico, chi uno si può trovare, Kalidin come scritto K-H-L-I-D-I, lui ha scritto un libro che è estremamente chiaro, si dice i falsi mediatori. Chi sono i falsi mediatori? Sono gli Stati Uniti che questi 70, soprattutto dal 67 in poi, si sono sempre proposti come mediatori per creare uno Stato palestinese, in realtà hanno sempre fatto gli interessi di Israele. Per cui per me, a maggior ragione, gli Stati Uniti sono il problema. Quello che dici tu è chiaro, è il fatto che quello che dici tu che stampano che l'hanno fatto, ci fa capire che questi qui, piuttosto, come dice Giulietto, piuttosto che arrendersi, si distruggerebbero il mondo per le paratone. Cioè c'è gente evidentemente è arrivato a un punto tale che piuttosto che lasciare la stanza del potere sarebbero disposti a distruggere tutto. Per cui è un po' preoccupante pensare questo, pensare che uscire dalla NATO potrebbe portarci degli attentati come è successo in altre parti d'Europa. Però è purtroppo la realtà. Cioè siamo arrivati a un punto tale che siamo nelle mani di gente che è veramente criminale. E questa è la realtà, non bisogna nasconderci, questo purtroppo. Come è frustrante, dicevo che non tornerò più in Palestina, perché ho visto da 8 anni questa rivoluzione, soprattutto la città vecchia di Gerusalemme, che lì. Detto questo, tutte le volte che torno e dico non ci tornerò più, poi ci ritorno, perché è la battaglia che dobbiamo combattere. La Palestina, la NATO contro gli Stati Uniti. Per riuscire a costruire un mondo di pace dove anche la Cina ovviamente non sia coinvolta in una, si spera che non evolva in una spirale imperialista, quindi è importante arrivare a certi termini, ma io volendo con la buona volontà si potrebbe arrivare anche su quello. Da tutti gli interventi che ci sono stati, anche i vostri, molto utili, molto puntuali, molte questioni sono state sollevate perché il mondo è complesso, è fatto di molte sfaccettature, non è fatto con partigiani. Che cosa avviene fuori? C'è un attacco in corso e noi siamo oggetto di questo attacco. C'era una domanda dal pubblico che diceva ma perché la NATO vuole distruggere l'Europa? Che vuole distruggere l'Europa, vuole distruggere qualunque struttura democratica in Europa. Tra poco arriverà il TTIP, un accordo che stanno trattando segretamente, che darà in mano ancora di già le multinazionali le nostre vite in poche parole. Quindi dobbiamo creare un fronte, questo è il problema. Il Comitato, la guerra alla NATO propone. Che cosa? Propone una Italia neutrale, non propone di entrare in un'altra realtà.
Anche qui, sì, esatto. Perché l'Italia deve appartenere a un'alleanza? No, perché non vogliamo entrare in guerra con la Russia, che è contrario a ogni aspetto dei nostri interessi veri nazionali. Pensate solo alle sanzioni, contro sanzioni che già sono costate miliardi e miliardi di euro, soprattutto a piccole imprese che già commerciano. O pensate cosa sta avvenendo ora con il Medio Oriente e non da. Quindi un fronte. Chiediamo la firma alla petizione che trovate, andate su, se non l'avete ancora visto, basta che andate su un motore di ricerca tipo Google, scrivete change, la parola inglese, change, e ci mettete NATO, change NATO, appare subito il nostro sito. Se firmate poi riceverete gli aggiornamenti.